punti, una vittoria che dà soprattutto morale. Sì, sicuramente era una vittoria che in casa cercavamo da inizio campionato. È importante che sia arrivata. Non è importante come sia arrivata, perché questi punti erano comunque fondamentali per noi per avere del morale giusto e adesso cercare di dare continuità. E quindi bene così, insomma. Diciamo in un momento dove, quando arrivano veramente pochi gol, puntellare la difesa è stato il primo passo. Sì, allora stiamo lavorando sempre il più possibile, cercando di trovare la manovra offensiva. Difensivamente siamo comunque compatti e quindi ben vengano i gol anche dei difensori. Poi, come dice anche il mister, i gol arriveranno anche dagli attaccanti, non è un problema. Cioè, dobbiamo stare tranquilli come stiamo facendo, cercare di trovare le manovre giuste in campo, che comunque sabato siamo riusciti a far girare un po' più la palla, cercando di tenerla a terra. E questo è la via giusta, perché poi vittoria da chiama vittoria, cerca di dare sempre morale. Quindi per noi, ora che siamo anche una squadra molto giovane, questa cosa qua, questi 3 punti qua sono ossigeno. Sabato c'è una partita alla vostra portata. Sì, tutte le partite sono a portata di tutti, perché non ho visto squadre che ci hanno messo sotto sul piano del gioco, e quindi dobbiamo essere consapevoli che possiamo andare a Lumezzane a fare un'ottima partita, e dobbiamo stare tranquilli e cercare di allenarci bene durante la settimana, perché poi la partita è il frutto di quello che facciamo durante la settimana. Allora siamo in una posizione dove possiamo dare un segnale importante adesso e cercare di dare continuità. Ultima domanda per me, dove dovete migliorare oltre l'aspetto offensivo? Ma allora, migliorare, sicuramente anche migliorare l'infermeria, perché abbiamo un sacco di acciaccati, tanti, anche io sottoscritto, non sono ancora al top della forma, e quindi dobbiamo cercare di recuperare tutti, e poi man mano il gioco arriverà. E ora è importante, come dicevo, trovare questi punti qua e andare avanti con questa mentalità di combattere ogni partita come se fosse l'ultima. Mi ricollego a questo aspetto, Simone, il tuo ultimo allenatore al chiasso, Giancarlo Camolese, ci aveva detto: ragazzo straordinario, professionista esemplare, deve essere però gestito dal punto di vista fisico, ma lui ha un'esperienza tale per cui sa gestirsi dal punto di vista fisico. Qual è la tua percentuale di condizione in questo momento e quando prevedi di essere al top? Sì, ringrazio il mister di questi complimenti. Allora, io è chiaro che arrivo da un mese dove sono quasi mai riuscito a fare una settimana intera per bene. Tra un piccolo infortunio muscolare, un problema di tonsillite, una cosa e l'altra, mi sto tirando dietro una forma ancora un po' precaria. Ora, questa settimana, sto lavorando bene, sono contento, la forma fisica, darti adesso un tempo su quando sarò al 100% è difficile, perché poi dipende tante volte anche da una prestazione, da una vittoria che ti dà quel morale, quella testa per poi essere anche più tranquillo fisicamente e sentirsi più in forma. E tanto fa anche la testa, è chiaro. E come dicevo anche nell'ultima intervista con Simone, con Basso e Manfredini, quelli un po' più di esperienza, dobbiamo cercare di trasmettere la mentalità giusta ai più giovani, che magari in questo momento, dove la piazza è esigente, e noi capiamo il fatto, non è che sottovalutiamo questa cosa, sappiamo che è un momento che bisogna stare uniti e cerchiamo anche di ricostruire quello che magari è stato distrutto un po' l'anno scorso con la retrocessione, con tante cose. Al momento cerchiamo di fare il possibile, la squadra è questa, noi ci impegniamo al massimo e dobbiamo stare compatti e cercare di dare continuità a quello che stiamo facendo. Dal punto di vista tattico, sabato hai giocato nei due mediani insieme a Gioric, un ruolo che avevi già ricoperto in carriera, un ruolo in cui ti trovi bene. Sì, e ho giocato da mezzala, come da centrocampista centrale, come da fascia centrocampo, ho fatto un po' tutti i ruoli, a dire la verità. È una posizione che comunque posso fare perché è nelle mie corde. Poi, come dicevo, la forma fisica non è il top, quindi si sarà anche probabilmente un po' visto. Però adesso a me quella cosa lì non interessa più di tanto, perché è importante fare i punti. Il bel gioco arriverà sicuramente, perché la squadra c'è, siamo una buona squadra. Non ho sicuramente paura di quello. Io cercherò di dare il massimo, quello è sicuro, per questa maglia, per la piazza, per i compagni, lo staff, perché tutti stiamo remando verso la stessa direzione.
Dal punto di vista del campionato, hai detto che nessuno ci ha mai messo sotto, è un girone equilibratissimo, tanto affollamento in testa, ieri sera la vittoria della Feralpi Salò a Parma ha confermato, insomma, che tutti possono battere tutti. Sì, ho visto la partita, tra l'altro, e devo dire che comunque a Feralpi chiusa, correndo tanto, è riuscita a portare a casa un risultato importante a Parma. È una dimostrazione che comunque sono squadre come la Feralpi, che comunque sono di categoria perché sono tanti anni che militano in Lega Pro. Per noi, per tanti giocatori, è il primo anno di Lega Pro, per questa società dopo tanti anni. Quindi noi dobbiamo affrontare tutte le squadre come se fosse comunque l'ultima partita, la prima partita, l'ultima di campionato, perché dobbiamo dare il massimo e cercare di stare compatti. E non ci sono squadre che ci hanno mai messo sotto veramente. Magari non sono state partite bellissime, e questo sono il primo a dirlo, però sono partite che noi dobbiamo sapere che la Lega Pro ormai è questa. Ultima per me era una partita abbastanza particolare, quella di sabato per te contro il Sud Tirol, ti avevano anche segnalato sul loro sito come una sorta di derby personale. Ti chiedo intanto se li avevi mai affrontati nella tua carriera e se è stato un match particolare, vissuto in una maniera particolare. Sì, allora sicuramente è particolare per me perché io sono altoatesino e non siamo in tanti altoatesini a giocare nel calcio professionistico, saremo in 5-6, quindi è sempre bello rincontrare una squadra da dove un po' sono partito. Ho giocato contro l'Alto Adige più di 10 anni fa, quando ho fatto la Lega Pro, è stato sicuramente un po' emozionante rincontrarli. E mi ricordo perché gli avevo fatto anche gol, quindi so che mi hanno portato bene, mi hanno portato bene un'altra volta, insomma, speriamo anche al ritorno che portino bene.